Dunque Giovanni, dopo aver ucciso le due donne, pulisce per terra, si cambia, si fa una doccia ed esce, approfittando, lo avete visto, dell'arrivo degli infermieri. La domanda che ci dobbiamo porre però è come mai sia arrivato a tanto, com'è possibile arrivare a tanto, covare un rancore così forte nei confronti di una donna che di fatto aveva sposato da relativamente poco tempo. Per capirlo dobbiamo ricostruire la loro storia sentimentale che era nata, come sempre succede, come una storia felice. Anche tu devo essere lì, sì. Abbiamo cacciato però. Ma tu sei più bello, no, tu sei... No, è vero. Lucia, mia sorella, ha conosciuto Giovanni Valentino tramite amici comuni. Sinceramente non li conoscevo neanche io. Si sono frequentati, noi l'abbiamo conosciuto la prima volta quando mia sorella per accertamenti era ricoverata al Policlinico di Bari e abbiamo trovato il Giovanni Valentino là, che nella camera d'ospedale praticamente stava insieme con lei. In quell'occasione l'abbiamo conosciuto per la prima volta. Si sono frequentati, all'inizio sembrava una storia normale, che fosse un personaggio, tra virgolette, un po' particolare, ma sa, ognuno ha il suo modo di essere, il suo modo di vivere, il suo modo di concepire la vita. Ma all'inizio sembrava che tra loro tutto fosse abbastanza, tra virgolette, armonioso, abbia comunque un fine comune, un voler costruire due giovani, una vita, un percorso di crescita con entrambi i protagonisti. Vabbè, ci vediamo alle 4, dai. Giovanni Valentino e Lucia Di Muro si conoscono e cominciano a frequentarsi. All'inizio della relazione Giovanni si mostra protettivo, pieno di attenzioni nei confronti della sua nuova ragazza. Il rapporto sembra procedere nel migliore dei modi e i due decidono di fidanzarsi in vista del matrimonio. Non mi fare male, eh? Dio, che bello! Amore! Bravo! Come bellissimo! Ma quanto hai speso? No, l'ho fregato. I due fidanzati acquistano con sacrifici un appartamento da ristrutturare nel loro paese, a Canosa, nel quale vanno subito a vivere prima di sposarsi. La data del matrimonio comunque è già fissata, 24 maggio 2008, e per risparmiare decidono anche di rinunciare al viaggio di nozze. Giovanni Valentino era un imprenditore ortofrutticolo, portava a casa il necessario per sostenere la famiglia. Aveva un passato da ex pugile, da molti descritto come un tipo taciturno, un tipo schivo, anche spesso e volentieri una persona burbera, una persona con la quale non era semplice andare d'accordo. Lei sicuramente era una donna colta, sicuramente preparata, e anche questo era oggetto di continui scontri tra lui e la moglie, anche questa diversità culturale che è venuta fuori diverse volte. Ehi, questo le spese che hai fatto tu? Ma io te l'avevo detto che dovevo comprare delle cose per me, per la casa. E dovevi spendere così tanto? Così tanto? Si è comprato pure un vestito nuovo con tutti i soldi che dobbiamo spendere per la... Ma no, ma... La signora vuoi fare? La signora vuoi fare? La signora. Sono iniziati i primi problemi che rientrano in un'ottica praticamente molto spesso normale, quello di dover fare degli investimenti, delle scelte, decidere il proprio futuro. E in quell'occasione si sono verificati poi i primi episodi di cui noi abbiamo avuto conoscenza solo postumi al loro matrimonio, quindi in pratica non sapevamo, coglievamo esclusivamente da questa storia l'aspetto esterno, quello di una tensione che è palpabile ma sicuramente normale in una coppia che si sta accingendo a sposarsi con varie necessità. Io ricordo che anche da fidanzati c'era qualche cosa che non andava nella coppia, tuttavia l'intenzione della tipologia era quella comunque di sposarsi, di avere una vita felice con il proprio marito e pertanto si sposarono. Dunque la storia d'amore tra Giovanni Valentino e Lucia Di Muro sembra una storia felice, ma poi qualcosa cambierà, andrà sempre peggio, come vedremo tra poco.
È una mattina d'estate, siamo a Canosa di Puglia. In un appartamento del centro della città giacciono in fin di vita Maria Grazia e Lucia, in un lago di sangue. Il carnefice si chiama Giovanni Valentino ed è il genero di una e il marito dell'altra. I due, infatti, Lucia e Giovanni avevano deciso di separarsi e Lucia era tornata nell'appartamento per ritirare i suoi effetti personali ed andare definitivamente a vivere dai genitori. Ma Giovanni le colpisce brutalmente, entrambe, prima la madre e poi la figlia. Ora ci si domanda come sia potuto arrivare a tanto e soprattutto perché una coppia che era sposata da solo pochi mesi potesse decidere di separarsi, di andare a vivere appunto in posti diversi. Dottoressa Carlini, tutte le storie, lo abbiamo visto, anche quella di Lucia e Giovanni, cominciano nel migliore dei modi e poi alcune di queste, per fortuna non tutte, finiscono in tragedia. Ci sono degli elementi che si possono rintracciare, capire all'inizio di una storia che possono appunto insospettirci o comunque farci immaginare che si possa passare dalla felicità alla violenza oppure no? Beh, ci sono, per quanto riguarda le dinamiche relazionali, degli elementi che vanno ad aggravare comunque sia una situazione che è già di un certo tipo. Alcuni di questi sono ravvisabili anche in questa storia, ad esempio le difficoltà economiche, la crisi economica, una situazione, un contesto che va ad aggravare il livello di tensione. Purtroppo un altro grave fattore di rischio è la crisi relazionale, cioè quando uno dei due decide di separarsi, è brutto dirlo, ma si espone a un rischio. Non è un caso che un gran numero dei femminicidi avvenga nei 90 giorni successivi alla separazione. Senta, a proposito del rapporto, della dinamica di relazione tra Lucia e Giovanni, in realtà lei, nonostante il rapporto non fosse, lo abbiamo visto così, idillica, non era infelice, ma diciamo turbolento, tra i due lei decide comunque di sposarsi. Perché? Potremmo trovare delle spiegazioni razionali a questa domanda, cioè il fatto che comunque lei volesse rispettare un impegno preso, che non volesse deludere la famiglia, però molto probabilmente Lucia sposa Giovanni perché ne è innamorata. Come dicevamo, gran parte di queste storie inizia con una storia d'amore e il legame affettivo che lega la vittima al suo maltrattante è uno degli elementi che più ostacola il percorso di fuoriuscita dalla violenza. Tra l'altro, oltre ai motivi, diciamo, relazionali a cui faceva riferimento lei, qualcuno racconta anche di motivi economici che potrebbero aver messo in crisi la coppia. L'abbiamo visto anche nella ricostruzione, lui la aggredisce perché aveva speso troppo. Ci sono degli elementi nel comportamento, nello specifico di Giovanni, che ci possono far immaginare una reazione così efferata come quella che abbiamo visto, oppure sono gesti talmente impensabili, imprevedibili, che non è possibile immaginare precedentemente? No, purtroppo molte di queste morti sono morte annunciate perché ci sono degli elementi riconducibili proprio al soggetto maltrattante che sono dei fattori di rischio e quindi dei campanelli di allarme. Primo tra tutti è la concezione e l'uso che si fa della violenza, cioè se il maltrattante percepisce la violenza come un agito scontato all'interno di quella dinamica relazionale. Poi se c'è un processo di minimizzazione, se non addirittura... Scontato che cosa intende? Cioè che una cosa quello che diventa si può un fare... agito abituale all'interno di quella dinamica. Cioè io mi comporto con te violentemente, io scelgo di agire violenza ed è una cosa normale, rientra nella normalità della relazione. Addirittura questi comportamenti vengono minimizzati o addirittura negati. E questo purtroppo è quello che succede anche nella maggior parte dei casi, perché si attribuisce all'esterno la colpa, no? la provocazione che arriva. Senta, ma Giovanni Valentino è stato valutato dal punto di vista psichiatrico e che cosa è stato riscontrato? Ma è stato valutato in modo concorde sia dai periti che dai consulenti tecnici, perfettamente imputabile, e anche questo è un dato che purtroppo rientra nelle statistiche, perché statisticamente solo il 10%, nel 10% dei casi totali il maltrattante viene riconosciuto psicologicamente non imputabile, quindi vengono riconosciute delle patologie. Nonostante i litigi, le discussioni, le aggressioni che Lucia subisce, decide comunque di sposare Giovanni. E vedremo tra poco che in realtà questi litigi non si limitano appunto solo a discussioni.